Allora, buongiorno a tutti cari arconatesi, siamo al Liceo d'Arconate d'Europa per il primo giorno di scuola di tutti gli alunni di questo bellissimo istituto. Pensate che oggi noi accogliamo 454 studenti iscritti al liceo. Sembra un sogno rispetto al 2002-2003 quando entrò la prima classe del liceo in questa scuola con 22 alunni. Oggi da 22 alunni siamo passati a 454 alunni con 20 classi, 4 per ogni anno, quindi 4 prime, 4 seconde, 4 terze, 4 quarte e 4 quinte. È un giorno molto importante per il liceo, ma non solo, anche per tutta la comunità, perché come potete vedere oggi inauguriamo, apriamo il nuovo plesso del Liceo d'Arconate d'Europa. È stato molto faticoso durante gli ultimi giorni, durante l'ultima settimana, garantire l'avvio dell'anno scolastico con gli studenti anche nel nuovo plesso. C'è stato un trasloco molto complicato da gestire, ovviamente tutti i problemi burocratici, i permessi, i certificati, i verbali, i collaudi, però ce l'abbiamo fatta. Ma come dicevo nel discorso che ho appena fatto a tutti gli studenti di seconda, terza, quarta e quinta, più tardi accoglieremo le prime, questa amministrazione, il mio assessorato, diciamo il sindaco e tutti i nostri collaboratori di questa amministrazione si prendono forse, tra virgolette, il merito dell'ultimo miglio. Tutti i chilometri invece precedenti, tutto l'iter che è durato anni, per la realizzazione e la costruzione di questo edificio, naturalmente su questo il merito va e va anche il nostro grazie più caloroso alla precedente amministrazione che ha impiegato tempo, risorse, energie e soprattutto 450.000 euro di finanziamenti pubblici per costruire, riuscire a far costruire questo plesso. È stato un percorso, ricordo le telefonate di mio padre, le arrabbiature, i viaggi a Milano in provveditorato per riuscire a garantire questo risultato. E se oggi siamo qui lo dobbiamo soprattutto a loro, al sindaco, all'ex sindaco Colombo, nonché papà e anche soprattutto al suo braccio destro su questa partita, l'assessore, l'ex assessore Giuseppe Badalucco. È una comunità scolastica bellissima che cresce, è un liceo invidiato da tutti, nato, lo diciamo perché no, perché non abbiamo paura di dirlo, su intuizione dell'allora sindaco che era Mario Mantovani. Ci siamo poi scontrati su tante cose, siamo stati avversari politici, abbiamo contestato naturalmente tutto quello che c'era da contestare, siamo stati duri sulla causa, sul processo che lo ha riguardato, ma su questo va dato atto all'ex sindaco che l'intuizione di aprire un liceo in un comune di 7.000 abitanti, che ho frequentato anch'io tra l'altro dal 2006 al 2011, quando eravamo solo tra virgolette in 150, è stata un'intuizione vincente. A tutti gli studenti, ai collaboratori scolastici, ai docenti, al nuovo preside, perché abbiamo un nuovo preside, il professor Emanuele Marcora, che inizia oggi non solo il suo primo giorno di scuola, ma il suo primo giorno di scuola da preside, perché è la sua prima esperienza. Allora, a tutti loro va l'augurio mio, del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di un buon anno scolastico e con la consapevolezza naturalmente di saper di poter sempre contare sull'amministrazione comunale per qualsiasi esigenza della comunità scolastica. Io ringrazio Jimmy che è qui oggi per questo live e naturalmente tutti coloro che ci stanno seguendo. Una buona giornata a tutti.